Tommy Racing al secondo posto, il campionato europeo di 3C. Il team Silver Wolf Avril Dopoué invece si conquista il primo posto. Un applauso per il Silver Wolf. Premia il presidente della WIM. Ed eccoci in chiusura, siamo in serata qua a Terracina, si è appena concluso anche la premiazione dell'Europeo, con noi Roberto Lopiano e Fabio Rasi, protagonisti di una stagione altalenante dove la barca ha sempre dato grandi prestazioni, però a volte le grandi prestazioni, soprattutto con Roberto Lopiano che non molla mai, sono costate qualche incidente di percorso che vi hanno costretto, uno, a rinunciare ai punti, perché ricordiamo Fiumicino, ricordiamo Crotone, situazioni dove la barca è stata costretta. Beh, a Crotone devo dire che però l'avete portata fino in fondo e questo è stato un grande risultato, perché la barca era rotta, insomma, imbarcava acqua. Questo a sottolineare che insomma ogni gara per voi è una gara come fosse un campionato a sé. Volete il risultato, volete assolutamente portarla davanti. La numero 16, una barca che ha regalato grandi soddisfazioni a voi, ma soprattutto al pubblico. Sì, a Crotone abbiamo avuto un incidente contro Barlesi. Sì, gara 1 abbiamo fatto il primo posto. In gara 2 invece siamo partiti con lift rotto. Al terzo giro ci siamo scontrati con Barlesi e sfondata una fiancata, abbiamo continuato a correre visto che acqua bene o male non entrava, ha detto continuiamo, vediamo cosa succede. È arrivato al terzo posto anche con la barca semidistrutta. Che è valso, ricordiamo, il trofeo Città di Crotone. Esatto. Ieri eravamo con Ugo Pugliesi, era contentissimo di avervi rivisto perché avete dato tanto anche la Città di Crotone. Sì, sì, spettacolo c'è stato tanto, anche perché siamo arrivati per primi, alle 6 di mattina giravamo e svegliamo mezza Crotone. E loro, per carità, niente da dire, perché ti serviva una cosa, partiva una marea di persone, dopo due minuti avevi quello che ti serviva. È stato fantastico quella gara là. Anche qua, nonostante guai tecnici, qualcosa di sbagliato. Beh, oggi diciamo oggi una bella gara, un secondo posto importante. Davanti c'erano Avril, i ragazzi francesi che hanno vinto il titolo italiano, che sono veramente bravi, e penso che Roberto conferma che sono, diciamo, un punto di riferimento. Tra voi vi giocate sempre le gare. Sì, no, i ragazzi sono veramente bravi. Anzi, entusiasmante vedere questi ragazzi che cominciano a dare del filo da torcere, no? E avevi bisogno, perché ti mancava l'avversario, eh? Sì, dopo Bertolacci mi mancava, e poi Diego Testa per ora è mancato pure lui, quindi... Però ricordiamo, ha dei problemi fisici, per cui non sappiamo quando tornerà, se tornerà sui campi di offshore, noi ce lo auguriamo, perché è stato un grande campione. Però effettivamente avere un avversario forte per te vuol dire trovare tanti stimoli. Sì, sicuramente. È stato Diego? No, penso che ancora... È un grande campione e ancora deve dare tanto, quindi il prossimo anno lo vedremo sicuramente. Quindi ci stai dicendo che torna? Torna. E lui ha detto che non sta tanto bene, che insomma anche lui ha avuto questi incidenti, quest'anno insomma l'hanno messo un po' in difficoltà a livello fisico proprio. Ma sai, noi piloti durante l'inverno poi dopo ci viene sempre l'adrenalina, io no, non ce la faccio a stare a casa. È stato Giorno Baccellini che ci dava qua a Terracina, non ce la fa più, vuole tornare. Infatti Baccellini già torna prossimo anno, poi prossimo anno ci sarà la novità, la 4D. Quindi torna la 4 litri, quindi ci sarà questa nuova novità per il prossimo anno. Ma da te vorremmo sentire qualcosa su quello che è stato invece il tuo nuovo copilota, Fabio Rasi. Quest'anno insomma avete fatto una stagione molto intensa in tutti i sensi. Sì, con Fabio abbiamo trovato il feeling quasi subito, è stata una cosa incredibile. Lui mi capisce al volo, io riesco a fare molto di più. È una bella intesa e quindi abbiamo cominciato ad andare sempre più forte. È vero che gli hai affidato l'altro giorno il compito di fare provare la barca a questi giovani, a queste persone che si sono avvicinate all'offshore con questo experience, no? Che hanno organizzato a livello di federazione, e non c'eri te in barca, c'era Fabio Rasi. Sì, infatti, e che così me la cominciava a prendere la mano pure lui. Da allievo è già diventato istruttore. Sì, sì. Con Roberto Lopiano succede anche questo. Ogni tanto succedono cose strane. Anche perché non ti ha dato tanto tempo, eh. Quanto tempo ti ha dato per imparare? Una gara, forse? Sì, una gara, perché mi ha detto, vuoi farmi la copilota? Va bene, sono montato su in gara. Ma non è che ti ha fatto fare una garetta, cioè ti ha detto, dobbiamo andare per primi. No, primi. Io mi sono trovato in barca. Ma gli ordini che lui cosa ti dice in barca? Voglio il primo, ti accontentiamo di un terzo?
No, dov'è quello dietro? Dimmi dov'è quello dietro se c'è qualcuno. E io gli dico, guarda che ce n'è uno davanti, dietro non c'è nessuno. Ok, andiamo a prendere quello. Questo è un po' lo spirito che contraddistingue quello che per noi è Roberto Lopiano, che rappresenta davvero, ora con Fabio Rasi, un team che a noi piace perché rincorre sempre la vittoria, come appunto se una gara valesse un campionato. Questo ovviamente vi ha penalizzato, tra virgolette, in classifica generale, perché a Fiumicino, noi ricordiamo, se vi foste accontentati del secondo, magari qualche punto in più faceva comodo. Sì, è vero. Però non ti dà le soddisfazioni che... Chiudere il secondo non mi piace, quindi quella cosa di ragionare o di strategia ancora non che mi viene. Può stare, ma non è per te, non è per Roberto Lopiano, preferisci dare spettacolo, puntare alla vittoria, e quando viene la vittoria ha un altro sapore. Sì, e poi il pubblico si deve divertire, qualcuno deve farlo divertire, no? Oggi abbiamo visto veramente tanto pubblico qua a Terracina, ragazzi, non si era mai visto tutto un pubblico. Devo dire che scendendo al sud, anche Crotone, si sente il calore della gente, eh? Sì, la gente comincia a interessarsi, venire alle gare, a vederle, ed è bello, è un calore che ti piace, ti coccola. Questo penso abbia premiato anche il gran lavoro, perché ricordiamo, Roberto Lopiano, hai organizzato quello che è l'Europeo qua a Terracina, per cui un doppio ruolo, un doppio lavoro, preparare la barca che veniva dall'incidente di Crotone, ma anche organizzare poi tutto quello che è stato l'Europeo. Insomma, penso che questo per te sia già una vittoria. Sì, è stata una bella tappa, complicata da organizzarla, però tutti quanti si sono trovati bene, quindi sono contento che è venuto tutto perfetto. Devo dire che è stato un bel risultato. Al secondo posto abbiamo il Tommy Racing, Lopiano e Rasi. Un team italiano questo. Consegna il premio il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini. Ed eccoci con i protagonisti italiani di quello che è stato un campionato europeo, purtroppo, tra virgolette, compromesso nella prima gara per un danno che avete subito. Ricordiamo, la barca andava benissimo, potevate giocarvi il primo posto già in prima gara, poi invece c'è stato quel guasto, è diventato un sommergibile, la barca l'avete riportata giusto in tempo sotto la gru, e questo ha compromesso ovviamente quello che è il risultato finale dell'Europeo, che comunque vi ha premiato con una medaglia di bronzo che secondo noi poteva essere molto di più per i colori italiani, perché se non ci fosse stato quel danno, la barca vi avrebbe portato quantomeno un secondo posto. Sì, è stato un Europeo un po' sfortunato. Succede nelle gare, no? Siamo venuti preparati e purtroppo ci è andata male. Il primo abbiamo fatto il danno lì, non si sa se è causato dal mare o causato dall'incidente di Alessandro Barone, se abbiamo preso un pezzo suo. Dicevano qualche detrito in giro, no? E abbiamo dal quarto giro combattuto con tutta la barca piena d'acqua. Abbiamo fatto il terzo, infatti siamo stati stupiti anche noi, finché non siamo arrivati dentro il porto, che poi andavamo a fondo. La seconda volta oggi siamo stati sfigati anche oggi, perché siamo partiti che il tasto del trim non andava. Giovanni l'ha cambiata al volo, siamo partiti, eravamo in testa insieme ai francesi, ci è mancata l'acqua, ci è andato in protezione il motore. Ci hanno passato, siamo ripartiti. E dopo neanche un giro ci si è fermata tre volte. Poi alla fine abbiamo detto, se ci si fa tenere il terzo posto arriva a casa, prendiamoci questa medaglia di bronzo, tanto ormai era... Beh, Giovanni, io direi una medaglia di bronzo che vale molto più di quanto può sembrare, perché voi, ricordiamo, venite da una stagione di fermo dove avete fatto qualche gara per preparare la barca, quindi dovevate ancora trovare, e la barca, insomma, per quanto riguarda assetti e prestazioni, ha dato subito soddisfazione, addirittura anche a Como. Poi logicamente le gare sono fatte anche di quello che Mauro ha raccontato, questi imprevisti che si sommano, e quando la sfortuna ci si mette lì diventa dura. Sì, come ha detto Mauro, quest'anno per noi tutte le gare è stata la gara del terzo posto, però abbiamo vinto la medaglia d'oro della sfiga, perché tutto quello che è successo è prettamente sfiga. Sì, perché ricordiamo, bisogna distinguere la sfortuna da quello che invece è una preparazione che deve essere fatta con molta attenzione. Noi abbiamo visto, il team ha lavorato tutta la notte, avete sempre preparato la barca al meglio, però poi quando qualcosa che non è normale che capita, tipo incontrare un detrito e sfondare uno scarpone. È anche colpa del gatto nero, che è stata una giornata sotto la barca nostra quando siamo arrivati, perché io sono superstizioso. E poi era venerdì. Era venerdì. Di tanti colori che c'era, proprio il nero è venuto sotto la mia barca. E poi era venerdì 17. Venerdì 17. Perciò era impari. Peggio del peggio. Era una guerra impari. Tutto sommato comunque è stata una vittoria nostra, morale, perché abbiamo visto ci siamo. Abbiamo battuto in prima cosa la sfiga,
e gli abbiamo strappato questo terzo posto con l'anima, il corpo, lo sforzo che ci abbiamo messo, tutto ce lo siamo meritati, penso molto di più per me come fosse un oro per tutte le cose che sono successe, grazie a Mauro e a tutta la gente che ci ha aiutato, c'è stata intorno. Io penso che la gente vi abbia premiato perché abbiamo visto quante persone sono venute a festeggiare con voi anche questa medaglia di bronzo. Qua a Terracina ha risposto veramente con tante persone, tanto calore, tanta passione che noi quando torniamo verso il sud si incontra più che al nord, vero? Como era più fredda. Sì, diciamo da queste parti qui sentono di più anche diciamo lo sport. Ma vi seguono anche quando non ci sono le gare, questo forse li coinvolge di più perché li abbiamo visti venire da voi a vedere quello che facevate nelle preparazioni. Ovvio che quando una persona poi vede quanto lavoro c'è dietro a quello che è una gara, perché la gara è solo il culmine, è il momento dove voi dovete portare e dare soddisfazione a tutte quelle persone che hanno lavorato nel team, che però loro se non vedono non possono sapere, pensano che tutte hanno un motore, dicono vabbè sono tutte uguali, non è così. Sì. Purtroppo quest'anno è andata così, speriamo nella prossima stagione faremo, se c'è la 4 litri a 4 litri, se no faremo la 2 litri, guardiamo un po'. Decideremo quest'inverno tramite le nostre possibilità e i nostri sponsor, poi abbiamo il team manager nuovo. Ricordiamo Caccini, che vogliamo menzionare, che ci dà un forte supporto logistico per tutto Eibot come nostro sponsor. Vi abbiamo visto domenica scorsa, eravate impegnati proprio con lei all'idroscalo per la Formula 2, dove voi non eravate i piloti, ma in quel caso eravate parte del team per organizzare e per assistere. Sì, facciamo parte sia dell'organizzazione della manifestazione sia del team Eibot. Insomma, dai, le soddisfazioni non sono mancate, logicamente per vincere un campionato bisogna fare tutte le gare, non si può arrivare una gara sì, una gara no, altrimenti questo diventa improponibile, abbiamo visto come le barche, bisogna veramente provarle quasi quotidianamente, altrimenti. L'affidabilità è importante, vedo che sta sempre diventando un punto di forza. Bene, noi facciamo veramente tanti complimenti perché avete dato dimostrazione. Ecco. Fare un ultimo ringraziamento al nostro capo meccanico che non è qui, che è quello che ci ha sistemato la barca, è 2 anni che ci assiste, e l'aiuto di François che ci ha aiutato nelle eliche, nei piedi, insomma ci ha dato una bella mano anche se è francese, siamo cascati nel mezzo dei francesi, però insomma ci ha dato una bella mano anche lui, tutti insieme abbiamo fatto questo risultato. Penso che sia un ottimo risultato perché ripeto era una stagione dove la barca arrivava da un periodo di fermo, l'avete portata qua, l'avete resa protagonista, avete dato spettacolo in acqua, potevate vincere anche la prima gara, insomma io direi che il bronzo è super che meritato e poteva essere sicuramente qualcosa di più, ma accontentiamoci, siamo a Terracina, diamo anche ai francesi la giusta soddisfazione perché sono venuti a onorare un impegno per noi importante e quindi sono bravi e per cui va bene così. Anche il merito sportivo. Bene, noi ancora, complimenti ancora, grazie. Ci vediamo la prossima stagione. Grazie. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque. È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico con